bentornati in un nuovo video e buona Pasqua! Siamo Pasqua e al rossetto sbavato, mi sono voluta preparare, truccare, ho messo la maglia della Coca-Cola a maniche corte perché oggi è veramente caldo. E infatti adesso inizio a preparare qualcosa, mio marito vuole gli gnocchi, quindi farò il ragù perché ancora non l'ho fatto e inizio a mettere su gli gnocchi. Allora, cosa dire, è una Pasqua sinceramente no, è sicuramente diversa dalle solite, è una Pasqua più triste rispetto alle altre perché purtroppo siamo lontani dai nostri parenti, dai nostri amici e da tutti gli affetti. Io e i miei genitori che non li vedo già da un pezzettino, se non in lontananza, ho mio fratello, mia cognata, i miei nipoti e non possiamo stare insieme, quindi i miei suoceri, mio cognato, mia nuora, tutti quanti, non possiamo abbracciarci, non possiamo stare insieme e quindi è una Pasqua diversa. Sicuramente ci sta insegnando tantissime cose questa quarantena e nel momento in cui potremo di nuovo abbracciarci avrà un profumo, avrà un sapore sicuramente diverso e quindi dobbiamo ancora stringere i denti e aspettare, non possiamo far altro, però non dobbiamo tirarci giù in questo giorno, non dobbiamo pensare alle cose brutte, ma dobbiamo cercare di tirarci su a vicenda. Quindi ho detto, prendo in mano il telefono e giro alcuni video, spero di tenervi compagnia, spero che quei due cioè mio marito e mia figlia si uniscono a me, anche se ripeto si vergognano, non sono molto social da questo punto di vista, però oggi faremo qualche cosina insieme. Prima di tutto adesso andrò a fare il soffritto per il ragù che ho già scongelato ieri, nel senso che io li metto a scongelare nel frigorifero. Quindi farò il ragù, io sapete che non mangio carne, quindi non mangerò gli gnocchi con il ragù, ma lo farò solo con un po' di pomodoro. Oggi ho pulito, ma proprio una cosa così, blanda blanda. E niente, adesso inizio a tagliuzzare sedano, carota, ma la cipolla non ce l'ho fresca perché mio marito è andato a fare la spesa l'altro giorno, ma non l'ha trovata. E quindi utilizzerò quella già cubetti surgelata. Mi metto all'opera perché sono già le 10:30, anche se noi ci siamo svegliati tardino stamattina, quindi inizio a preparare, datti una mossa. Allora, stamattina. Intanto inizio a prendere il sedano e le carote. Allora, sicuramente ragazze ci sarà qualcuno che ci saluterà. Il sedano una volta l'avevo. Dove l'abbiamo messo, amore mio? Ah, ecco, su. E quindi ci saluterà. Avremo l'onore, quindi così vicino, del suo saluto. Allora, tanto ho preso appunto carote e sedano. Ci sono delle persone fuori dal terrazzo che mi guardano e diranno, ma quella è pazza. Allora, faccio un piccolo soffritto, anche perché sono già le 10:15 e devo mettere su anche le patate, quindi inizio perché sennò si mangia troppo tardi e qui sono già fame.
volevo fare gli auguri anche da Tommy, che martedì mattina sarà sottoposto all'intervento. Amore, ma lui è forte e vincerà. Vero cucciolo, sta sotto al sole. Ed eccoci qua ragazzi, ho fatto il soffritto come avete potuto vedere. E adesso lo faccio andare con un po' di olio e qui ho messo a bollire le patate. È 1,5 kg, se avanzano possiamo fare tranquillamente domani. Mamma mia che capelli. Allora, oggi è proprio una giornata stupenda, stupenda. Se noi eravamo liberi, sicuramente saremmo andati come tutti gli anni a mangiare al mare, perché sapete io sono romagnola e il mare da noi dista 15-20 minuti, quindi saremmo andati sicuramente a Cervia come tutti gli altri anni e poi in spiaggia, perché oggi aprivano ufficialmente gli stabilimenti balneari, ma purtroppo non è così, non si sa neanche quest'anno come sarà gestita la situazione. Dicono uno sdraio distante uno dall'altro di 1 metro, ma sinceramente non lo so. Adesso comunque ci informeremo, perché noi tutti gli anni, avendo il mare molto vicino, facciamo sui due, quindi ci informeremo. Il profumo di soffritto è buonissimo. Sicuramente mangeremo fuori al terrazzo, perché abbiamo già iniziato a mangiare fuori dal terrazzo da circa 2-3 giorni, perché si sta veramente bene. Oggi ci alleneremo, sì, io e mia figlia ci alleneremo come vi ho fatto ieri, e se il suo ragazzo vorrà lo farà anche lui, naturalmente tramite WhatsApp in videochiamata. È stato proprio lui ad allenarci, mi sono morta dalle risate perché io non ho saputo fare neanche un esercizio. Vabbè, loro sono giovani, sono allenati, però ci provo, anche perché qui ragazzi ho messo su parecchi chili, ma chi se ne frega. L'unico piacere che abbiamo in questo periodo è mangiare, mangiamo. Poi quando sarà finito tutto ci penseremo. Molti mi dite: ah Fabri, io mi sono ingrassata. Sì, anch'io. È lo stesso ragazze, qualche piacere dobbiamo prenderlo, perché già il periodo è difficile. Se poi ci limitiamo a fare la dieta proprio in questo periodo, ragazze, io personalmente non ci riesco, tanto di cappello che ce la fa. Io ho bisogno di mangiare. È lo stesso. Niente ragazze, io intanto pulisco l'ambaradan e ci vediamo dopo. Allora, ho messo il macinato e adesso il mio maritino, che adesso vi saluterà, ha preparato, che cosa hai preparato? Uno spritz. Uno spritz, che io non bevo lo spritz. Bitter. Io un bitter, perché io non bevo gli alcolici. Allora vi farà, no aspetta, piano piano, perché cioè una cosa talmente rara, farà gli auguri di buona Pasqua a mio marito. Ebbene sì, è più giovane di me di 9 anni, me lo chiedete tutti, sembro la sua mamma, lo so, ma è lo stesso, tanto lui mi ama lo stesso. Certo. Mio marito, ciao, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Adesso prendiamo l'aperitivo, andiamo a berlo fuori nel terrazzo, intanto che si prepara tutto. Basta. E dopo niente, una volta che si è fatto il macinato, vado a metterci 2 bottiglie di salsa. E niente, mi metto fuori e vediamo che spritz, perché io non bevo alcolici, quindi io bevo giusto il crudino, perché a me piace tanto il crudino, però non mangio niente, perché dopo faticherò almeno a fare gli gnocchi.
Allora ragazzi, a parte il caos che ho quasi finito di pelare le patate, adesso le vado a passare e poi inizio a fare gli gnocchi. Allora, ecco la tavola che ha preparato mio marito qui fuori, qui nel terrazzo. Naturalmente io il vino non lo berrò, però ha messo comunque calici per me e mia figlia che berremo l'acqua. Ho finito di pulire, ho messo la lavastoviglie e lavato tantissimi piatti a mano, però non ve li ho fatto vedere perché dai, siamo a Pasqua, ormai siamo tutti colmi di faccende domestiche. L'unica cosa che vi volevo far vedere, perché in tanti mi state chiedendo, per quanto riguardava le griglie sopra la cucina, come faccio io a pulirle? Allora, io le metto in ammollo in acqua calda con il detersivo dei piatti, in questo modo qui. Le lascio lì parecchio. Adesso io porto fuori Tommy, anche una mezz'oretta, tre quarti d'ora li lascio in ammollo, poi dopo li vado a pulire con la parte morbida della spugna, non quella che graffia, perché si rovinano, almeno a me si rovinano, ma in questo modo qui, stando in ammollo, l'unto, il grasso, se eventualmente c'è, tende ad ammorbidirsi e con la spugnetta va via velocemente. Devo dire che il rossetto è messo in modo veramente perfetto, ma ho appena finito di mangiare, adesso mira vedenti, porto fuori Tommy e poi ci rilassiamo sicuramente fuori dal terrazzo a prendere un po' di sole come stiamo facendo in questi giorni. Adesso porto fuori Tommino. Andiamo Tommy? Sì! Tommy? Ragazzi, fa un gran caldo, vedete? Sono proprio davanti al parco dove vado a correre quasi tutti i giorni, perché è proprio dietro casa mia, vedete i muri ed è tutto chiuso. L'erba ormai è cresciuta tanto, perché comunque non vengono neanche a tagliare appunto l'erba. E ci lascia sempre un pezzo di cuore, tutti i giorni, due volte al giorno passiamo qui davanti perché Tommy è abituato a passare e ci lascia il cuore perché era il mio punto di riferimento e poi non si vede più, ma laggiù in fondo c'è una palla rosa, adesso vi faccio vedere, ma non si vede. C'è una palla rosa, si vede, dimenticata da un bambino, da una bambina, e dà proprio quel senso di ancora più di tristezza, il fatto che è tutto fermo, è angosciante la cosa. Vedete il cancello proprio tutto chiuso con il catenaccio e fa tristezza. Non vedo l'ora che riapra. Per me già che riapra questo parco, che io potrò venire a correre, sarà già una grande vittoria. Niente, io ho il cane che è un maltese, ma sembra un pitbull, lo dico tutte le volte. Comunque niente, adesso finiamo di fare il giro di corsa, andiamo a casa perché non è che si può stare fuori più di tanto. E io ho la mascherina, anche se non c'è assolutamente nessuno per la strada, però preferisco sempre averla. E ci vediamo a casa, sempre se Tommy non mi fa cadere. Che ancora non ho fatto gli auguri, e cioè Ken, che il suo lavoro primario è dormire. Ciao amore! Niente. Di relax con il mio amore Daisy.
del canale Il Cuore di Violet, la conoscete tutti. Fra me e Daisy è nata una bellissima amicizia, ci sentiamo tutti i giorni e l'adoro, adoro lei, adoro Omar, adoro le sue gattine, sono una famiglia splendida e ringrazierò sempre YouTube per avermela fatta conoscere, mi fa morire. È tremendo, amore, è tremendo, niente, io continuo a vedermeli e mi rilasso in questo modo qui e se io appena li guardo crepo proprio. Come si fa? Ditemi. Niente, continuo, sennò a dopo. Ed eccoci qua, sono già le 17:15, io mi sono messa in tuta per fare un po' di allenamento, mia figlia è da oggi che stamattina che non si sente bene, infatti non ha mangiato neanche gli gnocchi, gli ho fatto una vellutata perché ha un po' di mal di pancia, infatti vi fa tanti auguri ma non è nel letto, non si alza e niente, si vede che ha mangiato male anche lei in questi giorni. Più ieri ci siamo allenati fuori nel terrazzo, non vorrei che avesse preso un po' di aria. Speriamo bene, perché in questi periodi qui si ha sempre il terrore, ma lei è 2 mesi che è chiusa in casa, quindi. Stasera invece io sicuramente non ceno, nel senso che vado eventualmente, se ho fame, a finire i carciofi che vi ho fatto vedere l'altro giorno, e in più qui ho la torta pasqualina che se la finisce mio marito, adesso ve la faccio vedere, se la finisce lui, io mangio sicuramente i carciofi perché sto mangiando veramente tanto, ho mangiato tanti di quegli gnocchi, sono rimasti, vedete ancora qui, e li faccio domani con il ragù. Adesso preparo i miei pad di là in sala, e mi metto a fare qualche esercizio. Così, siccome tanti di voi mi state chiedendo che applicazione usi per... Allora, vi faccio vedere, intanto scelgo qualche allenamento da fare, sicuramente le braccia, che è un po' di tempo che non alleno le braccia, e come pesetti, adesso vedo, o utilizzo le bottiglie o se no ho dei pesi a braccio o a caviglia, al massimo uso quelli lì. Comunque adesso inizio a preparare il tutto e inizio ad allenarmi. Allora ragazze, l'applicazione che io sto utilizzando è questa qui, Fix Fit, è un'applicazione che trovate ovviamente su YouTube, ci sono vari tipi di esercizi, adesso io ho visto quello lì per le braccia, però c'è allenamento a casa senza salti, che anche questo è ottimo, l'ho fatto anch'io, ho fatto anche questo allenamento cardio brucia grassi, sono 38 minuti, si consumano 262 calorie, poi ho fatto anche questo allenamento a casa, gambe e glutei, ne ho fatti diversi. Io in base, ecco anche questo, come allenarsi a casa, con grinta, passione e sicurezza, e io mi sono sempre trovata molto bene, naturalmente bisogna avere, secondo me, almeno un po' di basi, perché se gli esercizi vengono fatti male, possono provocare più male che bene, comunque. Allora, io adesso andrò a fare questo, esercizi con pesetti per braccia e spalle, in piedi e a terra. Adesso vedo se riesco a farlo insieme a voi, lo faccio, altrimenti ci vediamo dopo. Allora ragazze, scusate, se non avete i pesetti e se non avete come me il tappetino perché mio marito me lo ha buttato, io vado a prendere un asciugamano e mi metto per terra. Io come pesetti ho, come vi dicevo prima, queste cavigliere che userò anche per le braccia, altrimenti delle bottiglie d'acqua, magari mezzo litro è meglio, perché per chi non ha basi, come dicevo prima, invece che per chi magari è un po' più allenato, anche da un litro, mezzo chilo, mezzo litro, cosa sto dicendo. Comunque, partiamo e vediamo cosa ci dice di fare. Facciamo così, magari mi vedete. Non sono nessuno. Vi faccio vedere come mi alleno. Inizio da subito a respirare naso, bocca, 3, 2, 1. Piego leggermente le gambe, torsione del tronco.
senza forzare, attiviamo l'addome, il core, vai, 10 secondi e passiamo a circonduzione, braccia avanti, scaldiamo bene prima di partire con l'allenamento, 3, 2, 1, cambio, circonduzione in avanti, movimento ampio, scaldiamo bene, attiviamo tutto il fisico, 10 secondi e cambiamo, circonduzione indietro, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio, un pochino più lento dietro, apro bene, un movimento ampio, caldo, respiro, 3, 2, 1, recupero, prendiamo subito i pesetti e poi l'altro, respiro, movimento controllato, trattengo un po' in discesa, vai, vai, 5, 4, 3, 2, 1, recupero, bicipite a martello alternato, 5, 4, 3, 2, 1, vai, blocco il gomito, porto il peso verso la spalla, gambe leggermente piegate, così non scarichiamo il peso sulla schiena e mantengo il movimento, blocco il gomito, lavoro solo con l'avambraccio, recupero, tricipiti un braccio, 5, 4, 3, 2, 1, sciolgo, dall'altra parte, tiro sempre un po' le gambe nell'esercizio, 5, 4, 3, 2, 1, blocco il gomito e allungo, gomito bloccato e lavoro solo col braccio, allungo, mantengo il ritmo, positiva, negativa, vamos, 3, 2, 1, prendo l'altro peso, ci prepariamo alle spinte in alto, le abbiamo sulle spalle, sul deltoide, dai coraggio, 3, 2, 1, salgo e scendo, respiro, tocco con i pesi in cima, distendo completamente le braccia, coordinazione, scendo e salgo insieme, piego un po' le gambe, 3, 2, 1, sciolgo, rematore, piego. Allora ragazze, io continuo a fare l'allenamento, non voglio stufarvi, ma molte di voi mi hanno chiesto come mi allenavo. Allora, io seguo appunto quell'applicazione, mi trovo molto molto bene, però andate con calma per chi non è abituato, mi raccomando. Partite con pesetti leggeri. Allora ragazzi, io continuo, vi mando un bacio grandissimo, vi auguro ancora buona Pasqua, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e avervi dato un po' di motivazione a fare un po' di attività fisica in casa, perché anche in casa ci si può allenare tranquillamente, anche solo con delle bottiglie di acqua, quindi cerchiamo di prenderci cura anche di noi. E niente ragazzi, vi mando un bacio grandissimissimo e se vi va, sempre solo se vi va, ci vediamo al prossimo video e tanti auguri, buona Pasqua.